CBSN News, le principali notizie dal centro della Puglia. La buona giornata ai nostri ascoltatori, edizione delle ore 12 del notiziario locale qui da Radio CBSN. Intensificati i controlli nel porto di Brindisi da parte della Guardia di Finanza e del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I controlli hanno permesso il sequestro di merce di origine cinese. Su due mezzi provenienti dalla Grecia sono state trovate 165 biciclette elettriche e 1706 friggitrici ad aria, non conformi alle norme europee, denunciati due soggetti. Dal 1 dicembre partono le degenze con 9 posti letto nel reparto di oncologia dell'ospedale di Francavilla Fontana, diretto dalla dottoressa Palma Fedele. L'equipe è composta da 7 medici, 20 infermieri e 6 OS che gestiranno le degenze, gli ambulatori, il day hospital e il centro di orientamento oncologico. Con queste novità l'oncologia del Camberlingo si confermerà come riferimento per la cura dei tumori di pazienti non solo della provincia di Brindisi, ma anche di quelli di Taranto, Lecce e Bari. Il reparto dispone di strumenti all'avanguardia ed un ecografo di ultima generazione. A Mesagne questa mattina è in corso in piazza Orsini del Balzo la cerimonia inaugurale regionale dell'anno scolastico 2023-2024, iniziativa giunta alla sua quinta edizione voluta dall'assessorato all'istruzione della Regione Puglia. Partecipano alla cerimonia 16 scuole selezionate tramite un concorso di idee. Sono previsti allestimenti formativi, esibizioni di danza e musicali, realizzazioni creative originali e un atelier. Il Comune di San Michele Salentino invita i ragazzi dai 10 anni in su e i cittadini a partecipare alla realizzazione di addobbi natalizi. I laboratori partono nel pomeriggio odierno presso la Pinacoteca dalle 15 alle 19. Saranno realizzati materiali riciclati e le decorazioni saranno poi esposte in alcune vie del paese nel periodo natalizio. Sui lavori presso l'ospedale di Ostuni, comunicazione del direttore generale della ASL di Brindisi Denuccio, per ricordare che i lavori vanno avanti, soprattutto per il completamento della piastra. Gli obiettivi della ASL restano invariati. Entro fine dicembre verranno completati i lavori di realizzazione dei locali ed entro metà del prossimo anno verrà completato il primo piano. Fine dei lavori e collaudo previsto per il 31 dicembre del 2026. Venerdì 1 dicembre a San Vito è stato organizzato un corteo dal titolo Contro la violenza di genere sempre. Inizio alle ore 16:30 con partenza da Viale Istria e Dalmazia presso il liceo Leonardo Leo. Al corteo parteciperanno gli istituti scolastici presenti qui a San Vito, il liceo Leo, il professionale Morvillo Falcone e due istituti comprensivi. E a proposito del liceo Leo, ricordiamo che alla sesta edizione del premio Storie di Alternanza e Competenze bandito dalla Camera di Commercio di Brindisi ha visto la scuola sanvitese classificarsi al secondo posto con i ragazzi della quinta B impegnati presso l'ARPA Puglia, Dipartimento di Brindisi, con il percorso Emergenza idrica, acqua risorsa da tutelare. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Oggi pomeriggio alle 14:30 incontro di ritorno della Coppa Puglia per formazioni di prima e seconda categoria. Dopo la gara di campionato giocata e persa a Latiano, l'Unione Sportiva San Vito di mister Giuseppe Vignola affronta ancora la formazione latianese. All'andata i latianesi vinsero per 2-1. E comunque vi diamo appuntamento a più tardi per la consueta rubrica del mercoledì curata da Mauro De Carlo, dove oltre al campionato si parlerà anche di Coppa Puglia, pubblicata sul nostro portale di informazione snotizie.it. E abbiamo chiuso questa edizione delle 12, appuntamento con le altre notizie locali sulla nostra emittente, rinviato alle ore 20. A tutti grazie per l'ascolto, da Piero Vasta che ha condotto in studio e da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. Buon pomeriggio. Resta aggiornato sulle news dalla Puglia. Segui a pugliawebtv.it.